Ecco. Allora, qua là in alto sopra la pareti. Si vede e si sente poco. Si sente poco stamattina. Un po' come il trucco del mago, c'è ma non si vede. Esatto, siamo lì il 20 settembre intanto, io e il buon Stefano. E siamo passati a vedere un po' dopo una settimana cosa... Dopo una settimana prende allora, risulte tali. Esatto. Intanto in via Mazzini la musichetta di Natale non si sente. Non si sente. E è sabato, giorno consacrato allo shopping. Vabbè. Tra l'altro in prossimità anche di Santa Lucia, quindi sì, stanno la per gente montare dovrebbe già esserci e in più non ci sono ancora le bancarelle. Intanto noi la proposta che abbiamo lanciato in settimana di mettere la musica locale ha fatto discutere parecchio. Sì, per dare anche udibilità, visibilità alle band locali, oppure il lunedì 12 le rendono noti i partecipanti di Sanremo, si potrebbe anche iniziare a mettere qualcosa di sanremese. Prendiamo possesso, facciamo una specie sanremese, mettiamo Toto Cutugno, dai. Pupo. Pupo, giusto. Ricchi e poveri. Platinette, che ha fatto anche lui. Giustamente, con Grazie Michele. No, l'altro giorno, questi giorni passando, ho capitato dei giorni che era abbastanza alta e aveva messo della musica terrificante, in realtà stamattina si sente ben po'. Ma è comunque un mistero, perché in via Mazzini non si sente, neanche l'altra sera si sentivano, mentre l'altra sera si sentivano via 20 settembre, sì, o c'è qualcuno che li boicotta? Si saranno lamentati dopo che ne abbiamo scritto qualcosina. In effetti un sacco di gente ha detto che era un po' una violazione della libertà di ascoltare un po' quello che ci pare. Esatto. Allora a questo punto bisogna fare una cosa tipo, se quando fanno le discoteche silenti tu prendi all'inizio della strada, prendi la cuffia, la metti, ma se vuoi ascolti la musica di Natale. Ma posso cogliere anche l'occasione per rilanciare una cosa, dato che anche quest'anno non si fa il Capodanno all'aperto, una festa o qualcosa, fare un rave. Piazza Duomo sotto il campanile, tanto hanno tolto l'impalcatura. Adesso. Mettere quattro camion, quattro macchine, delle casse, fare un rave e appunto fare il Capodanno in piazza con musiche pseudo natalizie ma anche psicadeliche. Io farei un bel rave sotto casa di Severini, sarebbe contento. Sì, è dedicato alla sua Inter, che poi tra l'altro non sta andando benissimo e quindi ovviamente tortellata annessa. Vabbè, più o meno abusiva, però ce la buttiamo dentro. Il tortello vogliamo mettercelo. O la gnocca cremasca di Bonetti, che la gnocca tira più del tortello. Esatto. Vabbè, il mistero l'abbiamo risolto, qua ci sono un po' di cassi, ma non si sente più di tanto, vedremo nei giorni di Natale che cosa ci propinano. Noi siamo sempre pronti comunque a fare il blitz, questa mattina il girettino l'abbiamo fatto, poi vediamo un po' cosa succede. Va. Buona giornata. Ciao a tutti.